Buon pomeriggio, oggi è il 21 agosto 2020, io sono Rossella Costante, studentessa iscritta alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria e per il corso di Storia dell'Educazione sono in compagnia di Maria Antonia, che a breve si presenterà, per condurre un'intervista all'interno del progetto Memorie d'infanzia, un'intervista che ha lo scopo di raccogliere le memorie d'infanzia e di scuola degli italiani. Maria Antonia è la mia cognata che vive in Sardegna. Siamo in collegamento telefonico perché purtroppo non ho potuto, diciamo così, in queste vacanze raggiungerla e quindi le lascio la parola per presentarsi. Salve, sono Maria Antonia Cossu, sono nata il 10 gennaio del 1966 a Busachi. Vivo a Busachi, un piccolo paesino, della provincia di Oristano. Ok, allora Maria Antonia ho accennato che torneremo un pochino indietro nel tempo e parleremo insieme di scuola. Ci racconterà un pochino dei momenti vissuti a scuola, del suo passato a scuola. Allora, tu, Maria Antonia, per quanto tempo sei andata a scuola? Allora, per circa 20 anni, a partire dalla scuola dell'infanzia, che ho frequentato sempre a Busachi dalle suore per 3 anni, Sì. poi 5 anni in scuola primaria, 3 anni quella che veniva definita la scuola media, poi 5 anni di scuola superiore ho frequentato la ragioneria ad Oristano. E poi ho frequentato per 4 anni l'Università a Cagliari e ho studiato lettere moderne. Ok. Quindi l'intero ciclo, diciamo così, scolastico. Come raggiungevi la scuola, Maria Antonia? Andavi a piedi, con la macchina, da sola, in compagnia? Allora, ho frequentato la scuola dell'infanzia e la scuola che veniva chiamata scuola elementare e scuola media a Busachi. Mi spostavo a piedi, i primi anni venivo accompagnata da mia madre oppure alla scuola dell'infanzia, Sì. da qualche vicina di casa, e si saliva nel rione di Busachi di su in gruppo. E invece poi, per quanto riguarda la scuola elementare, mi sono spostata sempre a piedi, i primi tempi accompagnata da qualche persona adulta che abitava vicino a casa, e In poi autonomia. sono sempre andata a scuola con le mie vicine di casa. Si saliva in gruppo anche di 10-15 persone. Praticamente cioè, si passava a chiamarci da strada facendo, Da una casa all'altra. Ti sì, da una casa all'altra. ricordi come veniva organizzata la giornata scolastica? Sì, allora. Se penso alla scuola dell'infanzia, dalle suore, stavamo a scuola l'intera giornata, si faceva anche il pasto lì, ci accompagnavano verso le 8 e poi si riscendeva a casa intorno alle 4. E, diciamo che ricordo tantissimi giochi e anche l'autoritarismo delle suore, che non erano certamente delicate nei nostri confronti, però eravamo tantissimi, quindi Quindi classi sicuramente numerose. c'era bisogno anche di un po' diciamo, di rigidità da parte loro. Invece ho dei bellissimi ricordi della scuola elementare, e anche lì ho frequentato tutti i 5 anni il doposcuola. Andavo la mattina, poi scendevo a pranzare a casa Sì. e poi risalivo subito dopo pranzo. Forse avevamo 2 orette circa di pausa pranzo e poi il doposcuola finiva verso le 5. Ho dei bellissimi ricordi della scuola elementare, perché oltre alla parte proprio della didattica relativa alle materie che si studiano tuttora, e durante la doposcuola invece facevamo lavori di diverso genere, ci insegnavano anche a lavorare all'uncinetto, Ah. sì,
si realizzava tantissimi lavoretti, la manualità era importantissima, quindi ci insegnavano a fare tante cose, tanti lavoretti. E in più poi anche le interviste, per esempio ricordo ancora le interviste che avevamo organizzato destinate ai reduci della Prima Guerra Mondiale, conservo ancora il quadernino a casa di mamma. Sì, è stato la scuola elementare, ho dei bellissimi ricordi della scuola elementare. E poi invece per quanto riguarda la scuola media, l'ho sempre frequentata a Busachi, mi muovevo sempre in autonomia perché allora Busachi è diviso in tre rioni. Io abitavo nel rione di Busachi di giù e la Sì. scuola, sia quella elementare che le scuole medie, invece si trovavano nel rione di su. Quindi noi praticamente ogni giorno facevamo anche 2 chilometri per raggiungere la scuola. Però sempre fatto in compagnia, quindi non mi è mai pesato, ecco. È sempre stato piacevole per me andare a scuola. È stato E anche un anche a me, momento di condivisione. sì, proprio bellissimo, ho dei bellissimi ricordi della scuola. E anche alle scuole medie ricordo con molto piacere tutti i lavori, anche manuali, e poi anche a livello, diciamo, di interviste, di lavori fatti in compagnia con gli altri miei amici, ho dei bellissimi ricordi anche per quanto riguarda la scuola media. Tanti lavori, tanti proprio. Abbiamo lavorato tantissimo. Alla scuola primaria quanti insegnanti avevi? Allora, ho avuto un insegnante, sempre lo stesso insegnante, che lavorava la mattina con noi. Oltretutto era anche una mia zia, una cugina di mamma. Ah, E in classe, familiare. eravamo, cioè, eravamo 5 cugini, quindi avevamo come maestra nostra zia. E poi invece il pomeriggio abbiamo avuto sempre l'insegnante diverso per il doposcuola, ogni anno un insegnante diverso. Ok, sempre del paese. Quasi sempre, sì, quasi sempre. Tutte maestre giovanissime. Infatti ho anche lì ho dei bellissimi ricordi perché andavamo a chiamarle a casa. Ah. Si bussava proprio a casa della maestra alle 2:30 del pomeriggio Per e si andare faceva. poi al doposcuola. Sì, per il doposcuola. E quindi andavamo a prendere la maestra a casa e si faceva sfida. C'era chi voleva prendere la cartella, chi Per l'ombrello, insomma. aiutarla. Sì, era piacevole andare a scuola. Bene. Com'è? Ora tu ci hai detto la differenza, no? Tra le attività che si svolgevano al mattino e quelle che si svolgevano al pomeriggio nel doposcuola nel caso della scuola primaria. Quindi, ad esempio, al mattino c'erano dei tempi, ecco, scanditi per le lezioni, per la ricreazione. Assolutamente sì. Abbastanza ricordo anche questa rigidità perché tutti dovevamo essere in classe puntualissimi, non esisteva il ritardo, assolutamente. Puntualissimi, poi si chiudeva il cancello, quindi a una certa ora tutti all'interno della scuola. Si era molto. Allora, ripeto, la mattina avevamo la maestra tutta la mattina a nostra disposizione, quindi ci faceva italiano, storia e geografia, tutte le materie che si fanno anche oggi, Sì, tuttora. e tu, Maria Antonia, scusa, ti ricordi come svolgeva ad esempio una lezione tipo l'insegnante? Allora, avevamo un unico sussidiario, cioè un unico libro. Sì. Quindi la maestra ci faceva aprire il libro, ci faceva leggere. E poi lei spiegava, cioè, ha sempre spiegato, cioè non c'erano schede, non ci lasciava così nel dubbio, assolutamente, tutto quello veniva tutto spiegato nei minimi dettagli. E mi ricordo che la stragrande maggioranza della classe era molto diligente, quindi si studiava molto. Quindi prima hai parlato, no, di una sorta di devozione che avevate rispetto all'insegnante, quindi nell'andarla a chiamare, nell'accompagnarla, nell'aiutarla, diciamo così, a portare anche il materiale. Come ti rivolgevi, come vi rivolgevate voi all'insegnante, ora a parte questi episodi che ci hai raccontato? Allora, come hai appena detto, c'era una sorta di venerazione nei confronti della
degli insegnanti, soprattutto però nei confronti delle maestre più giovani. Invece l'insegnante, no, mia zia, l'insegnante che avevamo la mattina, allora nei suoi confronti una sorta invece una forma di grande rispetto e quasi di timore reverenziale. Quindi le davate del lei? Sì, assolutamente sì. Sì, ma anche alle maestre del doposcuola, pur essendo giovanissime, Sì, a tutte le però insegnanti. venivano viste sotto una luce diversa. Ecco, ci siamo sempre comportati bene, per carità, mai mancato di rispetto, anche perché chi mancava di rispetto alla maestra veniva punito anche corporalmente. Per esempio, i miei cugini, i primi, qualche volta si buscavano qualche schiaffo, qualche pizzicotto, qualche sculacciata. Quindi saranno anche punizioni corporali. Sì, punizioni corporali anche, sì. E cosa succedeva se ad esempio capitava di saltare le lezioni, se ti è capitato di saltarle? Allora, raramente mancavamo però dalle lezioni, ti dico la verità. Non so se i bambini di oggi si ammalino molto di più rispetto a quelli della mia generazione, però, ecco, se faccio anche un confronto, per esempio, con le ore di assenza di mie figlie e dei miei nipotini, allora io non raramente ho saltato la lezione. Anche andavo a scuola anche quando ero molto raffreddata. Ho ancora il ricordo dei fazzolettini, quelli di stoffa Ah, che sì. portavo con me e che rimanevano anche appoggiati al banco. E questo alle elementari e alle medie, però raramente ho saltato la lezione, non ho questo ricordo di essere sobbarcata poi di compiti da svolgere a casa. No, no. Il lavoro si svolgeva quasi esclusivamente tutto a scuola, perché lavoravamo la mattina con la Sì. maestra che avevamo fissa tutte le mattine. E poi di pomeriggio il lavoro del rinforzo lo facevamo con la maestra del doposcuola. Ok, quindi a casa non No, eseguivate i quasi mai. compiti. No, 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 anche perché stavamo tantissimo tutto il giorno a scuola. Per esempio, ricordo che qualche volta ripetevo le tabelline con mio babbo, questo sì, ma era un lavoro di rinforzo, anche perché forse Sì. per sentirmi più sicura. Ma il grosso del lavoro lo si svolgeva così tutto a scuola. Raramente avevamo compiti a casa. E al mattino, a parte le attività scolastiche, cioè nel senso, tra le attività scolastiche ce n'era qualcuna non didattica, non lo so, ad esempio lo sport piuttosto che una gita. Allora, non abbiamo mai fatto delle gite alla scuola elementare. Qualche volta la maestra ci portava all'esterno Sì. per qualche passeggiata, ma molto molto raramente. Ricordo, per esempio, a fine anno scolastico ci portava al bar per offrirci gelato, fine anno scolastico. Poi invece durante la mattinata, intorno alle 10:30, c'era la pausa, la ricreazione, la chiamavamo. Sì. E allora durante la ricreazione, oltre a mangiare qualcosina, ma allora non avevamo sicuramente con noi nelle brioche, nei panini, ci davano qualcosa, ma poco, avevamo poco per la merenda, perché poi tornavamo a pranzo a casa, quindi Certo. non avevamo certamente le borse, gli zaini pieni di cibo, assolutamente, ne e neanche l'acqua. Però facevamo la ricreazione, nel senso che c'era proprio uno stop alla lezione, si usciva nel giardino della scuola Sì. e lì stavamo anche mezz'ora, perché io ricordo di aver cioè, dei giochi che si svolgevano, anche per esempio a palla prigioniera, oppure a campana, e quindi c'era proprio un momento di svago. Non esisteva l'educazione fisica allora, assolutamente no, Ho non c'era un capito. orario dedicato alla ginnastica, no. Quando c'era bel tempo, anche d'inverno, uscivamo fuori sempre però, a sgranchirci le gambe, e si giocava tra compagni. Quindi Era un momento molto festoso. la ricreazione veniva sempre comunque fatta fuori, all'esterno. Sì, all'esterno, nel caso invece di pioggia, di giornate particolarmente brutte, avevamo gli anditi molto, molto estesi, molto grandi. Quindi uscivamo, ci spostavamo fisicamente dall'aula all'andito, all'esterno. Ho capito. Le attività di gruppo, se non ho capito male, le facevate soltanto il pomeriggio nel doposcuola, in quella sorta, chiamiamo così, di laboratori.
Durante la Sì. mattina però non portavate avanti attività di gruppo. No, 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 ah, no, la mattina no, di pomeriggio si svolgevano questi, chiami sì, è proprio forse laboratorio è il termine esatto, sì. Ok, quindi al mattino le attività, diciamo, principali a scuola erano la lettura, la scrittura, l'ascolto dell'insegnante. Sì, mi ricordo in prima i tantissimi dettati. Dettati. Sì, siamo andati avanti col dettato. Non ho conservato tantissimi quaderni della scuola primaria, però ho questo ricordo proprio nitido dei tantissimi dettati e Dettati. della calligrafia, della cura della calligrafia. Allora, i più bravi, quelli che scrivevano meglio. Allora, venivano anche premiati, perché allora c'erano delle attività che alcune maestre portavano avanti, tipo per esempio c'erano sempre le recite nel periodo natalizio, la preparazione dei canti Sì. natalizi, poi le recite di carnevale. Allora, quelli che scrivevano meglio con una bellissima calligrafia Sì. avevano anche l'onore di poter trascrivere per le altre maestre, non lo so, un canto, oppure l'intera recita. Io ricordo anche questo, quindi una cura proprio maniacale della calligrafia. Non esisteva che nessuno dei miei compagni, anche quelli che erano meno diligenti, comunque scrivevano, diciamo, bene. Non era permesso uno scarabocchio o una calligrafia illeggibile, assolutamente. Quindi hai Venivi ricordi? punito. Scusa? Sì, venivi punito se scrivevi male, ti facevano riscrivere. Quindi tu hai ricordi di questi quaderni in ordine, scritti con una bellissima calligrafia? Sì, ancora, ancora. C'è una maestra, tra parentesi, che quando mi vede mi dice, ti ricordi, ti facevo trascrivere tutti i canti sul quaderno di Bella. Cioè, veniva proprio in classe e mi chiedeva questo lavoro. Quindi indirettamente ci stai dicendo che avevi un'ottima calligrafia. Sì. Vabbè, allora, oggi non ho una bellissima calligrafia, però alla scuola elementare, scuola primaria, sì. Ok. Maria Antonia, facevate anche educazione civica? No, 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 E no, l'insegno? mai, mai fatto educazione fisica, no, no. Quando ero io a scuola. Almeno la scuola primaria no. Poi quando invece ho fatto alle scuole medie, forse abbiamo iniziato a fare educazione fisica, però Mentre, alle elementari no, sono sicurissima. mentre per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica. No, allora quando sono andata a scuola io non c'era quella materia, anche perché la scuola era proprio improntata tutto era improntato sulla religione cattolica, nel senso che noi entravamo in classe, la prima cosa che si faceva, entrava la maestra, ci alzavamo in piedi e si facevano le Sì. preghiere. Segno di croce, preghiera. Prima di uscire, segno di croce, preghiera. E i nostri canti, per esempio, natalizi, Sì. Ho sono i canti natalizi proprio prettamente cristiani. capito. Era tutto impastato di religione cristiana, allora, crocifisso in classe, non, la materia proprio non esisteva quella Però religione, era tutto no, no. improntato. Tutto, sì, tutto, tutto. Senti, per quanto riguarda la pagella, ti ricordi come veniva vissuto il momento della pagella? Sì, le ho anche conservate. sì, allora. Io aspettavo con ansia perché c'era allora il primo quadrimestre e il secondo quadrimestre. Ci veniva data una pagella, la si doveva portare a casa e la si doveva fa far firmare dai genitori. Sì. Allora, alla scuola elementare non c'era un rapporto stretto tra istituto, scuola e famiglia dell'alunno. Sì. No. Nel caso
anche per la pagella, no? Che ne so, magari devi presentarti a scuola, c'è un breve momento di colloquio tra l'insegnante e il genitore. Sì. Allora, quando ero a scuola, almeno alla scuola elementare, questo non, allora non esisteva. Ci davano la pagella, la si portava a casa, la si confrontava con i genitori, poi si firmava e noi la riportavamo in classe. Questo succedeva alla fine del primo quadrimestre. Poi a fine anno andavamo con magari a prendere la pagella una volta terminata la scuola, si fermava e la si lasciava lì. Però non c'era un momento di colloquio vero e proprio con i genitori. Se c'era bisogno, il genitore veniva chiamato Sì. e si presentava in classe di fronte a tutta la classe. E io ricordo ancora di qualche mio compagno che ha buscato anche uno schiaffo dato dal genitore davanti a tutti i compagni. Questo anche alle medie, una cosa molto brutta. Non esistevano colloqui privati. Assolutamente no. Era No, tutto venivi svergognato davanti alla classe. E ok, conservo anche questo ricordo. Allora, io e mio fratello abbiamo un anno di differenza. Sì. E quindi quando io ero in seconda elementare, ero stata chiamata dalla maestra di mio fratello. Mio fratello era stato mandato dietro la lavagna e mi era stato detto di riferire a casa, perché mio fratello non aveva fatto i compiti. Dovevi fare da portavoce. Sì, davanti a tutti i suoi compagni, e anche io avevo subito la vergogna comunque di vedere mio fratello dietro la lavagna, perché Certo. allora per punizione ti facevano andare dietro la lavagna e faccia al muro. C'erano anche delle punizioni di questo tipo, che fortunatamente oggi non esistono più. Oltre al pizzicotto e anche alla sculacciata, a volte anche lo schiaffo, venivi punito anche in questo modo. Quelli che non si comportavano bene erano puniti Certo. così. Tu hai ricordi anche degli spazi scolastici? Prima ci hai parlato di un esterno dove trascorrevate il momento di ricreazione, ma anche di ampi, diciamo così, ingressi, no? Luoghi comuni. Hai anche ricordo rispetto all'aula, al bagno, a com'era allestita la scuola? Sì, allora la scuola, la mia era un istituto abbastanza ampio, con delle finestre molto, finestroni possiamo chiamarli perché erano ampissime finestre, Sì. sempre tenuti, i vetri sempre pulitissimi perché le bidelle allora lavoravano veramente tanto. La scuola era uno specchio, veramente, piena di fiori, curatissima, i pavimenti lucidissimi. I bagni tenuti benissimo, eravamo anche controllati quando andavamo in bagno, perché Ecco. se si lasciava il bagno sporco quando uscivi, la bidella ti segnalava subito, alla maestra, e quindi tu venivi punita. Tu, Maria Antonia, potevi andare in bagno durante la lezione? Sì, non si poteva andare in bagno 10.000 volte. Questo, ti concedevano di andarci una volta. Una volta Da chiedevi sola? permesso e uscivi ed eri seguita però dalla bidella perché c'erano allora i bagni per i maschi e i bagni per le femmine. E quindi la bidella ti accompagnava in bagno e ti seguiva e controllava anche se lasciavi il bagno in ordine. E le aule, Maria Antonia, erano miste maschi e femmine? Sì, ai miei tempi sì. Sì. Erano queste aule proprio grandi stanze enormi proprio. Ecco, c'era anche il distanziamento sociale. Voi eravate una sola sezione nella sua scuola? No, allora eravamo divisi in due sezioni, c'era la A e la B. In ogni classe c'erano circa 20 bambini. Maschi e femmine, come abbiamo detto. Misti, sì. Allora, e poi ci ha raccontato che i compiti per casa, in un certo senso, voi li facevate durante il doposcuola, no? Quindi seguiti dall'insegnante. Sì. Comunque, a casa tu avevi altri libri o enciclopedie o manuali, oltre al sussidiario di cui ci ha parlato prima? No,
non avevamo niente. Io non avevo neanche piccolo vocabolario. Lo consultavamo a scuola e quando avevo bisogno per qualche ricerca di un libro particolare, Sì. di un'enciclopedia, andavo a casa di questa cugina di mamma, anche lei maestra, e mi faceva consultare l'enciclopedia, non me l'ha mai prestata a casa, era un lusso allora avere un'enciclopedia. Io ancora ricordo la libreria di mia zia. Quindi andavo lì, consultavo l'enciclopedia, poi facevo la ricerca. Non avevamo neanche una biblioteca comunale, dove poter andare per consultare qualche testo. E anche la scuola, non ricordo, non era fornita di una biblioteca. Infatti volevo dire questo, non c'era neanche una biblioteca scolastica. No, 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 no. Quando andavo a scuola io, no, assolutamente, no. Quando tornavi a casa dopo il doposcuola, che non avevi compiti da fare, che cosa ti piaceva fare? Allora, guardavamo qualche volta la televisione, però a casa mia, dei miei genitori, la televisione era stata acquistata, il televisore era stato acquistato forse quando io avevo 8 anni. Si andava a vedere la televisione a casa dei vicini. Prima dell'acquisto, Come, Rossella? dicevo, prima dell'acquisto andavate a casa dei Sì, vicini a sì. vederla. Sì, dai vicini, sì. Io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia numerosa, siamo una famiglia di 5 figli, quindi una volta tornata a casa sicuramente non mi annoiavo perché avevo l'opportunità di giocare con tutti i miei fratelli. Io sono Certo. la più grande, quindi ho avuto questa grande fortuna, veramente. Non c'era bisogno di avere altri, neanche tanti giochi, perché non avevamo giochi, ci inventavamo giochi così, tra di noi. Sì. Condividevate la vostra camera, Maria Antonia, tu e i tuoi fratelli? Sì. Allora, dormivamo, in una stanza io e mie sorelle, Sì. e i miei fratelli in un'altra stanza. Ti ricordi com'era arredata la cameretta? Allora, non si può parlare di arredamento perché avevamo i letti, Sì. i comodini e un comò. Basta. Non c'era, non era arredata come può essere arredata una casa odierna, una stanza odierna. Assolutamente. Avevamo solo esclusivamente le cose necessarie, anche perché non avevamo tanti vestiti. Pochissimi vestiti. Allora, sembrerà strano, ma anche quando sono andata alla scuola superiore a Oristano, Sì. quindi dopo 14 anni, avevo i vestiti contatti, proprio contatti, nel senso letterale della parola, perché andavo ad Oristano, viaggiavo in pullman, tornavo e mi dovevo Sì. cambiare. E gli stessi vestiti li usavo anche il giorno successivo, anche per Certo. 3 giorni alla settimana, e non mi vergogno a dirlo, ecco. Avevamo pochissimi vestiti, quindi anche quando sono andata a Oristano mi cambiavo e a casa mi vestivo diversamente per conservare proprio il vestito per l'indomani pulito. Certo, è nuovo, per mantenerlo anche magari Sì, nuovo. sì. Ti ricordi quanto duravano le vacanze estive? Allora, siamo alle vacanza in primi di giugno, però non si tornava a settembre, perché da noi settembre è ancora un mese molto caldo. I primi anni della scuola primaria, Sì. elementare, come vogliamo chiamarla, si rientrava a ottobre. Ottobre inoltrato, ai tempi della vendemmia. Quindi erano delle vacanze Più piuttosto lunghe, lunghe. sì, Voi più lunghe. rimanevate in paese, Maria Antonia, cosa facevate durante le vacanze? Allora, solo esclusivamente gioco in strada. Allora, io ho avuto la fortuna di crescere, non sono mai andata in vacanza con la mia famiglia, mai, mai, mai. E sono andata a Cagliari la prima volta quando avevo 19 anni. Sì.
Quindi non, le mie vacanze estive sono sempre state trascorse in paese, a casa, però ho dei bellissimi ricordi perché nella via dove sono cresciuta, forse c'erano una cinquantina di bambini, di ragazzini più o meno della mia età. Quindi si usciva la mattina per giocare, si rientrava all'ora di pranzo e Sì. poi assolutamente riposo pomeridiano perché i nostri genitori si coricavano, quindi ci doveva essere silenzio Certo. assoluto, si andava in camera. Poi dopo, intorno alle 5, intorno alle 4, il nostro babbo ci portava in campagna, i più grandi. Sì. Per lasciare un pochino più alleggerita a mamma, e dovevamo seguire il nostro padre in campagna fino intorno, cioè, no, tornavamo intorno alle 8 e poi dopo si cenava e riusciva fuori a giocare Quindi fino alle 11 e mezzo, ecco. La nostra estate trascorreva così, in compagnia. e sfruttavate, diciamo così, interamente le giornate in Sì. compagnia. Sì, anche lì ho dei bellissimi ricordi. Poi devo anche dire però che già dalla seconda elementare nostra madre ci chiedeva di fare dei lavori particolari di cucito, di Sì. ricamo. Io ho imparato, per esempio, quando ero forse seconda elementare, a lavorare all'uncinetto e ai ferri. Oppure punto croce e anche del ricamo. Ci costringevano comunque a ricamare Ho capito. d'estate. Ogni giorno c'era del tempo da dedicare anche al ricamo, Direi sempre. Oppure un'attività. anche ricordo ancora che nel mese di maggio e giugno mamma ci mandava a messa tutti i giorni. Il mese di maggio perché è dedicato alla Madonna, il mese mariano, Sì. e il mese di giugno al Sacro Cuore di Gesù, quindi maggio e giugno anche la messa, come avevamo come impegno quotidiano, Ogni nostro giorno. E malgrado, andavate ogni giorno. la mattina o il No, no, pomeriggio? il pomeriggio, perché la mattina andavamo a scuola. Almeno nel mese di maggio, ecco. Magari a Sì, maggio non c'era il giusto, doposcuola, giusto. perché cominciava a fare caldo, quindi il pomeriggio ce l'avevamo libero. Però io mi ricordo, questa era una costrizione per noi perché non volevamo andarci. E invece seguivamo la messa tutti i giorni, maggio e giugno. Maggio-giugno. Sì. Hai ricordi, Maria Antonia, di foto di classe? Allora, po pochi ricordi, pochi, pochi. Non si dedicava del tempo a queste. Devo avere forse una foto della scuola elementare, ma Dell'intero ciclo. non ho neanche foto di gruppo, per esempio, con la maestra. Forse conservo una foto dove ero in divisa, cioè col grembiule nero, col fiocco. Ogni anno cambiava il colore del fiocco, però la divisa era la stessa, sempre questo grembiule nero. E forse ho la fotografia vicino alla cattedra, una però solo, una foto, forse era in quinta elementare, e invece ho una foto di gruppo scattata all'esterno con una maestra del doposcuola. Non l'hai Sempre fatta? durante la scuola primaria, alle elementari. Sì. Della scuola media non ho neanche una fotografia. E delle scuole superiori? Delle scuole superiori forse avrò tre fotografie. L'ultimo anno in quinta il professore di ragioneria ci aveva portato in gita a Castel Sardo. Siamo andati la mattina e rientrati di pomeriggio. Ho una fotografia scattata lì in riva al mare. Forse una delle poche volte che avevo. Io la prima volta forse che sono andata al mare avevo 18 anni. Lì a Castelsardo. Come, Rossella? Dicevo nell'occasione della gita a Castelsardo. Prima sono andata a Torre Grande una volta e poi a Castel Sardo, sì. Ho capito. Tornando alla classe, no? Alla scuola, alla classe, quali oggetti avevi in classe?
Ora, ci hai parlato del sussidiario. Quello veniva comprato dalla famiglia o veniva passato dalla scuola? No, veniva passato dalla scuola. Il sussidiario veniva passato dalla scuola. Allora, io non conservo neanche un libro perché ci facevano a fine anno riportare i libri a scuola Ho e poi capito. venivano consegnati ai ragazzi dell'anno, ai bambini l'anno successivo. Ho capito. Questo anche alle medie. Sei fortunato, avevi un libro ben tenuto, pulito, ordinato. Se invece chi aveva in possesso il libro prima di te non ci teneva, ti ritrovavi con un libro tutto pasticciato. Sì, non abbiamo mai acquistato i libri, sempre presi in prestito, come quello che adesso viene definito comodato d'uso. Ho capito. E avevi però penne, quaderni? Allora, pochi quaderni acquistati dalla famiglia e poche penne e matite. Il materiale scolastico era proprio, si può Minimo. dire, minimo, sì, minimo, minimo. Non avevamo tantissimi quaderni e per esempio non ricordo neanche di aver avuto colori ad alcol. Non avevamo un astuccio, ecco, super rifornito. Forse avevamo la penna, la matita, la gomma, il tempera lapis, forse e basta, E Non ricordo di aver avuto colori. voi Maria Antonia lasciavate questo materiale a scuola facendoli il doposcuola o lo riportavate a casa? No, lo lasciavamo a scuola. Cioè, lo si portava la mattina, avevamo la borsa, quindi andavamo la mattina con la borsa. No, aspetta, non borsa. Si aveva i libri legati con una sorta di cinghia. Li Sì. portavamo così in braccio. Niente Sì. borsa. Ritratto quello che ho detto. No, io non ho avuto borsa neanche alle superiori. Gli zaini non si usavano quando andavo a scuola. Ho capito. Sì. Ti è mai capitato, cioè, ora non so se bene o male tutti avevate, diciamo così, la stessa attrezzatura didattica, o se ti è capitato di sentirti a disagio o viceversa privilegiato rispetto a un tuo compagno, ecco, per avere, diciamo così, un'attrezzatura qualitativamente migliore. No, mai, perché più o meno abbiamo avuto sempre le cose contatte, proprio pochissimo materiale. Bene o male le famiglie avevano tutte le stesse possibilità economiche, quindi non vedevi quaderni particolarmente belli, cioè si compravano i quaderni nel negozietto che avevamo in paese, quindi tutti avevamo gli stessi quaderni. Uguali. Lo stesso materiale, ecco, non c'è la differenza tra un alunno e un altro. No, mettiamo tutti sullo stesso piano, ecco. Ho capito. E ugualmente anche per la divisa, era uguale per tutti. Quindi a scuola eravamo veramente tutti uguali, tutti con gli stessi libri e lo stesso materiale. Io forse non ho mai usato neanche un album da disegno alla scuola elementare. Soltanto il quaderno per scrivere, Sì, prima ci accennavi che non ricordi, no, di avere avuto neanche i colori. no, non lo ricordo. No, Allora, mentre no. prima invece parlando di casa, no, hai accennato a quando ti ho chiesto che cosa facevate, no, dopo il ritorno a scuola, tu mi hai parlato di televisore e di guardare appunto la televisione e che il televisore ricordi che sia stato preso in casa tua quando tu avevi compiuto 8 anni. Sì. E quali programmi seguivate? Allora, mi ricordo che c'erano questi cartoni, tipo Goldrake, poi seguivamo Rin Tin Tin, Zorro, Sì, sarà. vabbè, canzonissima, però non guardavamo tantissimo la TV, dico la verità, Poco. sì, dedicavamo molto tempo, molto spazio al gioco. E documentari? Vi è capitato di No, guardarli? no, 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 no. Mai. Questi programmi di svago proprio adatti ai bambini e ai ragazzi.
Poi, per esempio, forse alle medie guardavamo La Freccia Nera, una sorta di teleromanzo, ma ripeto, dedicavamo poco tempo a guardare la televisione, poco, proprio poco. Anche perché mio padre era fiscalissimo, quindi era attentissimo ai programmi, cioè eravamo seduti tutti in cucina, tutta la famiglia davanti alla televisione, e ricordo ancora vedere due persone che si baciavano, era uno scandalo, quindi ci spegneva anche la televisione. Era, allora, il controllo parentale esercitato in maniera egregia, perché comunque non eri lasciato da solo davanti alla televisione, ecco, tutta la famiglia guardava la Certo, televisione in quel tutti momento. insieme. E quindi c'era anche la censura, nel caso ci fosse stato bisogno, e si interveniva. Io ricordo ancora che babbo, se vedeva due che si baciavano, interveniva e si spegneva E la spingeva televisione. direttamente. Sì. E tu ritieni che in parte possano avere influito i media sulla tua vita? Cioè, raccontandomi ora questi frangenti di ricordi. No, assolutamente, no, no, no. Sono cresciuta molto in semplicità, diciamo, senza, allora, anche ripeto, anche la televisione la visione era limitatissima, quindi no, assolutamente no. Sono cresciuta proprio con i miei coetanei, ma molto, molto semplicemente. Allora, ho dei bellissimi ricordi dell'infanzia proprio, ma soprattutto pensando ai giochi che facevamo all'esterno e alla Insieme. compagnia. Ho goduto proprio della compagnia di ragazzi che avevano. Sono cresciuta con i ragazzi della mia stessa età, fuori. Sempre il controllo, c'era il controllo se non di mia madre perché non aveva tempo, ma di mio nonno. Ma passavamo tantissimo tempo fuori casa. Supervisionati, quindi. Sì. Però c'è stata molta, diciamo così, presenza fisica con i compagni. Molta, 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 tantissima, tantissima. E sono cresciute così anche mie figlie, però, anche mie figlie hanno avuto questa grande fortuna di crescere non sole, ecco, ma con ragazzi della stessa, con i coetanei, quindi Sì. hanno fatto un pezzo di strada assieme nella vita. Una cosa molto importante, secondo me, molto. Successivamente nella sua vita ci sono stati film determinanti proprio per la tua vita? Cioè, o qualche film che ha in qualche modo contribuito alla tua formazione? No, cioè, non ho mai seguito tantissimo la televisione e no, non ricordo niente di particolare, anche perché poi man mano che crescevo preferivo la lettura alla Infatti televisione. mi hai anticipato, volevo appunto Sì. chiederti se durante la carriera scolastica appunto avevi passione per la lettura, cosa leggevi, insomma, quali libri. Allora, il mio primo libro, quello che mi è stato regalato, lo conservo ancora, si chiama La piccola principessa. E lo conservo gelosamente perché Ci non lo so credo. se è stato quel libro che poi mi ha dato l'input e mi ha fatto venire l'amore per la lettura. Poi mi sono appassionata, però allora non ci compravano mai dei libri, mai. Piano piano, magari. Ho preso in prestito dei libri dalla biblioteca scolastica alle superiori, Sì. oppure quando sono andata all'università, magari quando ho lavorato, mi sono potuta permettere il lusso di comprarmi qualche libro. Non c'erano le possibilità a casa dei miei genitori, non hanno mai potuto comprarci queste né libri né giocattoli particolari. I pochi giocattoli che abbiamo avuto con i miei fratelli sono quelli che ci sono stati regalati da un nostro zio, che lavorava fuori, diciamo, in continente, Sì. e quindi quando tornava per le ferie ci portava sempre dei giochi. Per il resto, i miei genitori non si sono mai potuti permettere l'acquisto di un giocattolo per noi. Ho capito. Che genere di libri acquistavi quando poi sei andata all'università che ti piacevano leggere? Allora, ho sempre amato i romanzi storici. Non lo
so perché leggo un po' di tutto, però poi mi sono affezionata a quel filone. È quello che mi piace di più. E tuttora ho mantenuto questo interesse, crescendo. Sì, E sì. quanto ha influito la lettura sulla sua vita? Tantissimo. Allora, abitare in un paesino piccolo come il nostro, e soprattutto perché io personalmente ho cresciuto mie figlie da sola, no? Perché mio marito era fuori per lavoro, e quindi passavo tanto tempo a casa perché avevo la responsabilità, gravava tutto su di me. Quindi anche la sera, quando arrivava, io aspettavo la sera, no? Perché mi ritiravo nella mia stanza e leggevo. E l'unico modo, ripeto, abitando in un paesino come il nostro, quello che mi faceva, che mi permetteva di evadere, a parte di conoscere mondi diversi e anche epoche diverse, perché parliamo di romanzi storici, no? Sì. Però è sempre stata un'evasione per me. Forse devo anche molto alla lettura, perché è quella che mi ha permesso di non farmi coinvolgere anche, per esempio, non sono una persona che ama molto la chiacchiera, le critiche, non guardando neanche televisione. Ripeto, è l'unica evasione che mi. Evasione, ma in un certo senso anche rifugio. Anche, scusami, non ho D sentito bene. dicevo evasione, ma in un certo senso anche rifugio. Sì, tutte e due, tutte e due. Ok. Tornando indietro a quel che ci siamo dette prima, no? Sempre tornando alla classe, ai premi e alle punizioni, no? Ci hai un pochino accennato che appunto esistevano punizioni corporali, quindi ci hai anche un po' descritto in che modo avvenivano e anche perché, no? Accadeva questo. Così come ci hai parlato dell'attenzione rispetto alla calligrafia. E di come potevate venire premiati in classe, no? Che poi alla fine non era un premio materiale, ma era un comunque essere disponibili, diciamo così, per gli insegnanti, per gli altri insegnanti, scrivendo per loro, no? In bella calligrafia. E ci hai anche accennato all'episodio del tuo fratello, della punizione. Quindi le punizioni scolastiche a casa ti ricordi come venivano vissute? Cioè, in quel caso. Allora, io fortunatamente non sono stata mai punita, Come ci hai detto, sì. però sì, perché mi è sempre piaciuto andare a scuola, però ricordo benissimo tutte le punizioni che aveva subito mio fratello. E allora, a lui non è mai piaciuto studiare, quindi quando non faceva i compiti e, non ha, e veniva richiamato, Sì. allora. Oltre alla punizione che subiva in classe, veniva punito anche poi dai miei genitori. E, non è stato mai picchiato a casa, però punito in altri modi. Però ricordo benissimo invece di altri miei compagni di classe, Sì. che hanno preso anche botte a casa. Allora, se la maestra si lamentava per un cattivo comportamento, oltre ad essere punito in classe, veniva punito anche a casa. Sì. Sì, non è mai stata messa in discussione la parola del maestro, mai, Ho mai. capito. Allora, se oggi, allora, parlando dei rapporti di scuola-famiglia, no? Se tra i genitori e l'insegnante c'è un certo dialogo, no? Ripeto, quando c'ero io a scuola questo non esisteva. Se il maestro diceva che ti comportavi male, era un problema, eh. Non veniva mai messo in dubbio la parola del maestro. Tu venivi punito anche a casa. E gli insegnanti come vi valutavano? Cioè facevano delle interrogazioni, delle verifiche? Ora sul comportamento ce n'hai già parlato, no? Nel senso che valutavano anche come si comportava, diciamo così, l'alunno. Però venivate anche interrogati, facevate verifiche? Allora, sì. Proprio nella pagella c'era proprio la voce comportamento. Sì. Quindi da 2 a 10 venivi valutato. E per quanto riguarda le materie prettamente Sì. scolastiche, allora
c'era sì la valutazione, perché mi ricordo che i primi anni, soprattutto della scuola elementare, c'erano i temi. Prima pensierini, no? E allora c'era un giorno dedicato alla verifica e venivi valutato, ti assegnavano dei pensierini da scrivere, poi dopo piano piano dei dettati e poi dopo i temi. Allora io ho sostenuto anche un esame in seconda elementare. In seconda elementare. Sì, secondo me, me lo ricordo ancora con terrore, perché c'era una commissione anche esterna, c'era la nostra maestra più altri due insegnanti. C'era stato uno scritto di italiano Sì. e poi anche di matematica, delle operazioni. Mi ricordo che noi avevamo vissuto questo momento proprio con terrore, e anche l'interrogazione orale c'era stata. E poi l'altro esame che ricordo invece con meno fastidio Sì. è l'esame di quinta elementare, perché c'era l'esame anche in quinta elementare. Sì, Sì, anche quello l'ho quello con fatto una anch'io. commissione, e poi si affacciava la direttrice, temutissima la direttrice. Ti dico solo che quando nell'ambito dove passavi di fronte alla direzione, Sì. passavi quasi in punta di piedi, perché non ti doveva sentire la direttrice. Quindi c'era una sorta di terrore. Sì. Se la direttrice bussava, ci dovevamo alzare tutti in piedi, salutare, buongiorno, e poi massima attenzione. Cioè, non, allora, per esempio, pensa a un bambino di prima elementare, no? A parte che Sì. eravamo molto indottrinati dalla scuola dell'infanzia, perché con le suore non si sgarrava. Ricordo ancora che allora, ci facevano fare il riposino. Dopo pranzo, no? Dovevamo Sì. appoggiare la testa su queste panchette che avevamo, dove prima avevamo mangiato, si sparecchiava e quindi ci facevano fare il riposino e dovevi appoggiare la testa sul banco. E la suora passava, vigilava tipo un secondino e ti minacciava. Siccome le suore allora ricamavano, erano bravissime ricamatrici, avevano sempre queste forbicine appese sulla cintola del saio e ti mostravano le forbicine come per dire: se parli, la linguetta verrà accorciata. Quindi eravamo abbastanza scolarizzati già dalla scuola dell'infanzia, sì. noi tipo abituati a stare seduti e a non alzarti se non venivi autorizzato. Ok, quindi abituati anche a rispettare le regole, Molto, a non molto, molto, infrangerle. molto, molto. Anche il cibo, no, era sacro, quindi tu non potevi permetterti il lusso di non mangiare quello che ti veniva versato sul piatto, eh? Questo alla scuola dell'infanzia. Sì, io però conservo ancora i sapori del buonissimo cibo, della zuppa, della pasta, e poi a merenda a volte ci davano il pane col cioccolato, cosa che a Ah. Che casa non avevamo. poi è stato l'unico momento in cui c'è stata hai vissuto, diciamo così, il momento della mensa all'infanzia, perché poi alla primaria tornavate a casa, se non Sì, ricordo male. proprio così. Senti, Sì. ma esistevano anche le bocciature? Ma no, allora io quando a livello di scuola primaria no, non ricordo. Forse allora non ho conosciuto nessuno che a quei tempi sia stato bocciato. Quindi in classe non Alle avevi medie sì, ripetenti? però, alle medie Come? sì. Le hai avuti in classe con te ripetenti? Alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria. No, alla scuola primaria hai detto che non ricordi di bocciature, però alle scuole medie, Alle diciamo scuole così. medie sì. Quindi anche in classe con te li hai avuti ripetenti? Ti è capitato per caso di vedere professori che avessero preferenze verso alcuni studenti piuttosto che verso altri? Allora, alla scuola della primaria
Allora, ero io la cuoca della maestra, infatti ero odiata dai miei compagni, questo me lo ricordo. E pensa che, allora, certi lavori la maestra li faceva fare solo a me. Ti faceva? Conservo ancora questo ricordo, cioè non era una cosa che potevo controllare, che dipendeva da me, però, Non ho capito però cosa ti faceva fare, Maria Antonia. Allora, per esempio, si faceva fare un lavoretto con i fiammiferi. Ah. Lo facevo io, gli altri no. Poi il lavoretto veniva tenuto in classe, esposto, Ho capito? capito. Sì, Quindi oltre a questo scrivere in bella lo calligrafia, ricordo bene. oltre a scrivere in bella calligrafia, facevi anche questi lavoretti extra. Sì, alla scuola elementare, E sì. alle scuole medie? No, le scuole medie no, si è abbastanza uniformato, diciamo, il comportamento dei professori. Stessa cosa Sì. per le superiori? Sì. E fortunatamente però non ho mai vissuto neanche atti di bullismo a scuola. Non ho ricordo dei miei compagni di classe bullizzati da altri. Ho capito. Quindi eravate piuttosto, insomma, diciamo così, in sintonia e in armonia, no? E Sì. allora, tu mi hai parlato, no, già prima, che appunto hai vissuto molto i tuoi coetanei, sia nei momenti scolastici che extrascolastici, no? Hai raccontato di come in gruppetti numerosi partivate insieme e andavate a scuola in compagnia. Sì. Ci sono amicizie scolastiche che fanno ancora parte della tua vita? Dico per tutto il ciclo, dalla primaria alle superiori. Una persona. E, con questa si chiama Angela, la mia amica, Sì? e praticamente con lei ho frequentato tutta la scuola, a partire dalla scuola dell'infanzia Sì? fino alle medie. Poi lei non ha proseguito gli studi ad Oristano, ecco perché c'è da dire anche questo, che io sono stata una delle poche privilegiate a poter proseguire gli studi ad Oristano, alle superiori, perché allora le ragazze non venivano mandate a studiare. Per esempio, nella mia classe, Sì. allora, solamente io ho avuto la possibilità di proseguire gli studi. E grazie all'intervento di un mio zio che è venuto dal continente e che aveva Quello fatto del di tutto, perché aveva proprio supplicato mio padre per mandarmi a studiare ad Oristano, perché, ripeto, le femmine non venivano mandate alle scuole superiori. Ti posso fare l'esempio di un. Della, allora, di due ragazzi che erano con me in classe, due gemelli che abitavano anche nella mia stessa via. Allora, i genitori hanno dato l'opportunità al maschio di Sì. proseguire, invece alla femmina no. Io sono Capito. ripeto, una delle poche privilegiate che ha avuto questa opportunità di poter andare ad Oristano e proseguire gli studi ad Oristano. Quindi immagino tu ne sia stata felice, visto insomma anche la tua passione per la scuola. Sì, felicissima, felicissima, È felicissima, sì. Per me era stata una grande conquista, devo ammetterlo. E poi ho avuto per 5 anni, perché ho studiato 5 anni ad Oristano, mio padre che, non dico quasi quotidianamente, ma quasi, mi ripeteva: se ti bocciano quest'anno poi non ti mando più, se ti bocciano non ti mando più. E pensa che a me piaceva studiare, quindi per me non era uno sforzo, un sacrificio, non mi è stata mai lasciata una materia, non hanno mai avuto i professori da lamentarsi con mia madre che andava ai colloqui nel primo e nel secondo quadrimestre, non hanno mai detto che non, cioè, ho sempre studiato, ma con piacere, perché mi è sempre piaciuto. Nonostante anche, insomma, anche il Sì, viaggio che non era poi così sì. breve, no? Per raggiungere Oristano. No, allora, il primo anno, ho viaggiato quasi sempre in piedi, sono circa 40 km ad andare, poi 40 a tornare, non c'era il pullman degli studenti, quindi viaggiavamo in piedi perché il pullman era stracarico, quando arrivava a Busacchi era già
già pieno. E solamente il secondo anno, dopo c'era stato uno sciopero, avevamo Sì. occupato con i nostri genitori il comune e eravamo costretto, scusami così, l'amministrazione, insomma, a impegnarsi e c'era stato assegnato un pullman degli studenti. Dal secondo anno non ho più viaggiato, quindi in un pullman di linea. Ho capito, quindi Oltre apposito, pullman a tutti, e apposito. c'erano anche tutti gli altri passeggeri che si recavano a Oristano. Ho capito, partiva direttamente dal vostro comune. Sì, questo allora il pullman degli studenti dal secondo anno in poi sì, partiva dal nostro comune. Invece l'altro pullman scendeva da Fondi, e Ho quindi capito, un quindi tragitto quando... lunghissimo, aveva già attraversato mezza Sardegna quando arrivava a Ecco, quindi Busaki. era impossibile trovare un posto a sedere. Impossibile, impossibile. Io penso che i primi tempi soffrivo anche di mal d'auto, quindi ti lascio immaginare come arrivavo ad Oristano. Mi alzavo alle 6 la mattina per prendere il pullman alle 6 e mezza e rientravo a casa alle 4 meno 20. Ma quindi quasi tutta la giornata. Sì, però poi trovavo il tempo anche per studiare. Avevamo tantissimi compiti, tantissimi proprio. Non avevo neanche una camera riservata dove poter studiare, c'è anche da dire questo. E Infatti, pensa che come... dopo di me c'erano altri quattro fratelli Sì, infatti poi a ci casa. dicevi anche, no, che condividevate insieme alle tue Sì, sorelle la camera. però vabbè, la dimostrazione è che quando si ha voglia di studiare si trovano gli spazi e anche i tempi per poterlo fare Certo. proprio. Quindi Maria Però Antonia, devi essere molto motivata, eh. Molte persone si sono senz'altro. ritirate, per esempio, non ce l'hanno fatta in tanti, eh. Sei stata brava. No, era un sacrificio, veramente, devo dirlo, anche a livello fisico. Immagino. Prima mentre parlavi ho percepito, dunque, avevamo già parlato prima, no, di come non ci fosse un rapporto scuola-famiglia, però hai accennato a mamma e ai colloqui con i professori alle scuole superiori, quindi qui, lì è stato il primo, diciamo così, contatto che c'è stato tra la famiglia e la scuola. Sì. Allora, a livello di scuole medie, ricordo vagamente, non un ricordo proprio nitido, nitido, che mio padre era stato nominato rappresentante di classe dei genitori, Sì. ma ti parlo, allora, sicuramente io ero già alle superiori, forse in quinta. E da allora hanno iniziato piano piano proprio, si è iniziato a parlare di rapporti scuola-famiglia. Quindi Ma tuo è passato padre. molto tempo, ecco, diciamo, da quando io ho iniziato la scuola. Ecco, ok. Tuo padre era diventato rappresentante di classe nella classe di uno dei tuoi fratelli. Sì, dei più piccoli però, Ho capito. Sì. Senti, ma negli anni della scuola ti è capitato di innamorarti? Sì, alle superiori. E in che modo riuscivi a entrare in contatto con il tuo fidanzato, con il telefono, per lettera? Mi viene da ridere. Allora, il telefono no, assolutamente. Per lettera neanche. Cioè, la persona la vedevi, cioè fisicamente proprio, no? Non, Quando, niente, non è un rapporto epistolare, ecco, no. ecco, quando vi No. era occasione di incontrarvi. Sì, però allora io ho avuto cioè, mi sono innamorata veramente poi da grande, cioè, non, per esempio, non mi ricordo di aver avuto delle cotte alla scuola media, no, non ero molto interessata sicuramente al lato sentimentale in quel periodo. Ero già molto grande quando mi sono innamorata la prima volta. Ho capito. E allora, rispetto al, diciamo così, alla divisa indossata a scuola, ci hai già detto dai tuoi ricordi, no? È emersa questo grembiulino nero con il Sì. fiocco che Sì. cambiava di colore, se non ho capito male. Sì. Sì. E hai anche accennato un po', sempre tra i tuoi ricordi, al sapore che a volte ti sembra ancora di sentire di alcuni piatti della mensa. Della scuola dell'infanzia Sì, e sì. ci hai anche detto come fosse
una piccola merenda, quella che vi veniva data, no? Durante, che poi da mangiare durante la ricreazione, perché poi a pranzo, per quanto riguarda la scuola primaria, tornavate a casa. Facevi colazione prima di andare a scuola? Sì, sempre, sempre. Anche quando ho viaggiato lontano, mi ricordo ancora queste tazze di caffè e latte con il pane fatto in casa, tipo una sorta di zuppa. Sì. Pensa che mangiavo questa bomba alle 6 del mattino. Ho sempre fatto colazione. Mio padre allevava le mucche, quindi abbiamo avuto sempre il latte fresco a casa. E prima di andare a scuola ho sempre mangiato il latte e anche il pane, con il pane fatto in casa. Allora, latte, zucchero, o un po' di caffè e poi il pane Il tagliato a pane. pezzetti, inzuppato così nel latte. Poi questa è la nostra colazione tipica. A E la merenda al pomeriggio ti ricordi se la facevate? casa? Sì. Sì. Ricordo ancora, per esempio, in estate. Il pane fatto in casa, fette di pane fatto in casa, con il salame stagionato, la salsiccia stagionata, oppure anche le olive che venivano messe sotto sale. Adesso settembre-ottobre, ricordo anche queste merende con le olive. E poi il pane con lo zucchero. Allora, tipico pane estivo che si chiama pistocco, veniva bagnato e poi ci mettevi sopra o del formaggio grattugiato oppure dello zucchero. Queste erano le nostre merende estive. Molto semplici, molto semplici. Non avevamo Nutella, non avevamo cioccolato, non avevamo marmellata, solo le cose che si preparavano in casa. A casa, per esempio, non è mai mancato il formaggio. Lo si faceva stagionare, quindi lo si grattugiava, o anche quello, in certi periodi lo mangiavamo fresco, arrostito sulle braci d'inverno, Sì. e poi il pane comunque fatto in casa, quello l'abbiamo sempre avuto, e poi si allevavano i maiali, quindi non ci è mai mancato salame, salsiccia, pancetta, coppa, questi salumi, Queste bontà. insomma, non era molto salutare la merenda, però questo è quanto passava il convento. Era molto apprezzato comunque da noi bambini. Però comunque erano tutti prodotti a chilometro zero, possiamo dire. Sì. Completamente genuini e naturali. Ti ricordi Assolutamente. se festeggiavate compleanni? No, io non ho mai festeggiato compleanni. Forse il primo compleanno che ho festeggiato è stato quello dei 18 anni. Quindi hai Non quel ha ricordo. neanche la torta. I miei fratelli più piccoli hanno iniziato ad avere la torta di compleanno, ma festa di compleanno mai, mai, mai. Neanche i miei fratelli piccoli. Da invitare gli amici. No, no. No, no. Erano una giornata normale, quella del compleanno. Senza nessun festeggiamento. Sì, prima però ci hai accennato come in classe facevate, se non ho capito male, le feste di Natale. Sì, Quindi cosa sì, facevate, delle recite, dei canti? sì. Sì, allora ricordo ancora tutti i canti e tutti i bambini che frequentavano la scuola, ammassati in questo ambito enorme, e c'era una statua della Madonnina. E con dei fiori, tutto un angolino ben allestito, era tenuta benissimo, ripeto, la scuola. E allora si facevano delle recite e poi tutti questi canti natalizi. Ma c'erano poi anche le recite, e era molto anche le feste natalizie, ricordo a scuola, di carnevale, non natalizie. E anche a carnevale, per esempio, molte volte ci facevano indossare il nostro costume Sì. tradizionale. E se andavano a scuola vestite col costume tradizionale, maschi e femmine, cioè chi sapeva ballare il ballo sardo ballava il ballo sardo, e poi anche delle recite proprio, mi ricordo ancora,
delle battute di Arlecchino e Balanzone. No, conservo dei bellissimi ricordi di queste recite. Però in quelle occasioni non consumavate cibo. Non ricordo. No, forse non lo sai. Allora, noi guardavamo con molta invidia le maestre, perché Sì. durante l'ora della ricreazione veniva la bidella Sì. e chiamava le maestre, e le maestre scendevano giù, c'era questa saletta, c'era la cucina, le Sì. bidelle avevano proprio la cucina, il lavello, una stanza tenuta benissimo, con un tavolo molto grande, e le maestre scendevano lì e facevano pausa caffè oppure tè. Allora, tutta la scuola si riempiva di questo profumo di caffè. Conservo ancora questo ricordo. E sicuramente, oltre caffè, avevano anche i biscotti, quelli che noi biscotti sardi, no? Sì. E, tipo savoiardi. E noi di passaggio vedevamo questa tavola tutta ben imbandita. E puntualmente le maestre facevano pausa così. E quindi agli alunni veniva l'acquolina in bocca. Sì. Allora. Non ho un ricordo ben preciso delle mie merende a scuola. Forse non portavamo neanche niente. Non ricordo nulla di preciso. E poi se pure ci davano qualcosa, magari una fetta di pane, ma niente di più. Pensa che allora, le famose Kinder Sì. Brioche, no? Allora, veniva comprata una scatola di Kinder Brioche per l'Epifania, quando la notte passava la Sì. Befana e ci lasciava questa confezione di Brioche Kinder Ma senti. per tutta la famiglia, tutti e 5 figlie. Me ne toccava un paio a testa. Oppure anche per sempre per la Befana, ci venivano lasciati dei quaderni, delle matite, Dei questi doni. erano i doni, o qualche noce, mi ricordo, Frutta secca, sì. qualche Quindi castagna, però anche i quaderni, sempre il dono della Befana. materiale scolastico. Sì, materiale scolastico. Un accenno, siccome abbiamo già parlato dell'abbigliamento, no? Ci hai ricordato come, diciamo così, i vestiti buoni venivano usati per la scuola, poi si tornava a casa, c'era il cambio. E hai anche detto come in occasioni speciali, quale ad esempio il carnevale, chi aveva l'abito tradizionale sardo poteva indossarlo, no? Quindi i vestiti, insomma, diciamo così, che circolavano nella sua famiglia che tu avevi, passavano un po' da fratello in sorelle, tra parenti, tra amici. Ora tu ci hai detto di essere stata la primogenita, quindi probabilmente chi è arrivato poi dopo di te ha usufruito dei tuoi abiti. Sì. Allora, mia sorella soprattutto, Franca, e con lei abbiamo 2 anni di differenza, perché i primi 3 figli siamo nati a distanza di 1 anno, 3 anni, 3 figli. Quindi con Franca, sì, ci passavamo tutti, anche le scarpe, gli abiti e le scarpe. Allora, ci avevano insegnato proprio questa cura quasi maniacale del vestiario, perché Sì. non ci potevano comprare molti vestiti, quindi dovevamo stare attentissimi a come li portavamo, come li usavamo, e soprattutto stavamo attenti a non rovinarli. Sì, quindi cura per gli abiti. Sì, cura massima, Indossavi degli orecchini, Maria Antonia? sì. Sì, perché da noi si usa fare il buco, si usava fare il buco delle orecchie, eri quasi appena nata, ti bucavano l'orecchio con un ago, con un pezzettino, cioè c'era un pezzetto di sughero che ti mettevano nella parte sottostante dell'orecchio, ti bucavano così il lobo e poi ti veniva messo l'orecchino. Praticamente forse avevi qualche giorno di vita, era destinato a tutte le femminucce questo lavoro. Quindi abbiamo avuto le orecchini, sì, da Da piccolissime. piccolissima. Sì. E io conservo ancora gli orecchini che mi sono stati regalati da mia madrina, per il battesimo. Li hai ancora? Sì, ce li ho ancora. Sono orecchini d'oro, li ho passati a mia figlia, però li conservo ancora. Bello.
Un'altra ora siamo un po' alle ultime domande, poi ti lascio andare. Nella sua scuola non abbiamo fatto accenno se ci fosse educazione musicale, perché abbiamo detto che l'educazione civica no, non... No, no, no. Ci penso un attimo, ma non mi viene in mente niente. Quindi non c'erano neanche saggi di fine anno, a parte gli accenni alle recite, insomma, e gli altri tipi di feste insomma, che ci hai fatto. Allora, a fine anno c'era una recita e un festeggiamento particolare, sì, a fine anno, però non ci hanno mai insegnato a suonare degli strumenti musicali. Neanche, forse alle medie, ecco, alla scuola media sì, il flauto, ma alla scuola elementare no. Ok, quindi dalle scuole medie. Dalle scuole medie sì. Senti, ma tu hai mai partecipato a manifestazioni studentesche, assemblee? Quando sono andata alle scuole superiori, sì, alle scuole superiori sì. Perché già allora, per esempio, c'erano le elezioni, si eleggeva il rappresentante di classe negli ultimi anni delle superiori. Sì. Però assemblee vere e proprie no, mi sto confondendo con i figli. Assemblee no, no, assemblee no, 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 assolutamente. Quindi partecipavate come classe alle elezioni di un rappresentante, di un Sì, compagno che vi potesse rappresentare. gli ultimi anni però è questo. Forse in quarta e in quinta superiore. I primi anni no. No, 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 mi stavo confondendo con l'assemblea di mie figlie. No, no, io no, non ho mai potuto partecipare. No, no, no. Ok. Ci hai anche già parlando, senza che io ti abbia fatto delle domande specifiche, parlato degli esami che hai sostenuto, no? Ci hai detto dell'esame di seconda elementare con la sua insegnante, una commissione esterna, e poi anche hai ricordato quello della quinta. E ricordi qualcosa dell'esame di terza media e della maturità? Allora, sì, dell'esame di terza media ho un bellissimo ricordo. Proprio avevo vissuto con molta, molta serenità l'esame, anche perché i nostri professori, conservo un ottimo ricordo anche dei professori, persone umanamente proprio mi hanno lasciato un grosso segno sulla. Nella mia vita, preparate professionalmente, ma soprattutto dal lato umano, persone che ci hanno insegnato tanto, ecco. Quindi non era, avevo vissuto l'esame di terza media non con terrore come quello delle scuole elementari, proprio con molta semplicità e scioltezza. E invece conservo un pessimo ricordo dell'esame delle superiori. Allora, perché sono una persona molto emotiva e allora da ragazza lo ero ancora di più. Quindi mi ero fatta prendere dal panico e non ero andata benissimo all'esame. Pur avendo una buona media tutti i 5 anni e anche in quinta, non avevo reso durante l'esame, quindi mi ero qualificata cioè ho preso una 46 sessantesimi ed era stato quasi umiliante per me, perché c'erano stati i miei compagni di classe che avevano studiato pochissimo e che avevano avuto la stessa mia media. Avevano avuto più di 40 come voto finale. Quindi c'è stata Ed un po' di allora era delusione. importante, sai, presentarsi con un buon voto, anche per un concorso. È stato un grande dispiacere, aveva rappresentato un grande dispiacere per me l'esito finale dell'esame delle superiori. Lo ricordo Immagino. ancora con dispiacere, ecco. Poi va bene, nella vita uno ha sempre la possibilità di rifarsi, per carità, Certo. però ripeto, Ti è non dispiaciuto? ero soddisfatta dell'esito finale, diciamo, dell'esame. Allora, in conclusione, ora
hai deliziato, insomma, di molti, hai condiviso con noi molti, no, dei tuoi ricordi scolastici. In chiusura, una giornata particolarmente importante. Forse la gita della quinta superiore ad Oristano, perché ripeto, per me che non ero mai uscita da Busacchi, dal mio paesetto, forse andare allora Castelsardo adesso. Sinceramente è una bellissima cittadina, è un posto arroccato su una collina che si affaccia sul mare, è un posto Ci bellissimo. sono stata. Però allora andare a Platamona, perché eravamo andati a Castelsardo e io in spiaggia a Platamona. Platamona, rispetto a tantissimi dei posti che abbiamo in Sardegna, è una spiaggia insignificante, no? Condivido. Però per me allora quell'uscita era stata quasi, come posso dire, è quasi una conquista, perché non essendo andata da nessuna parte, mi è piaciuto anche Platamona, ecco. Ha avuto un sapore particolare, Sì, quindi. forse poi anche sei uscita con i compagni di classe, era stato piacevole, sì, lo spostamento in pullman. Anche se siamo andati e tornati in giornata, se penso alle gite che adesso fanno i ragazzi, insomma, anche i miei figli hanno avuto la possibilità di spostarsi, chi a Torino per la Fiera del Libro, alle scuole medie, chi a Roma, Sì. insomma, se penso alla mia gita, insomma, un po' molto molto ristretta, però per me in quel periodo aveva rappresentato una grande conquista. La ricordo con piacere, ecco. Bene, Maria Antonia, io ti ringrazio tantissimo per questa tua, insomma, bella e a tratti anche emozionante testimonianza. Io poi che conosco, insomma, che ti conosco e che conosco un po' il paese, mi ho provato anche a immedesimarmi, no? Proprio nei luoghi e negli ambienti dove tu hai vissuto gli anni scolastici. Quindi grazie. Prima di salutarci, però, ti chiedo di autorizzarmi alla pubblicazione su YouTube dell'intervista che appunto mi ha rilasciato in data di oggi, il 21 agosto 2020. La consultazione online sarà quindi aperta a tutti e questa autorizzazione naturalmente esclude qualsiasi uso a fini di lucro e questa testimonianza registrata viene rilasciata, come dicevamo anche in apertura, per le finalità del progetto Memorie d'Infanzia, che è promosso tra gli altri dal Laboratorio di Ricerca, Formazione e Didattica Public History of Education dell'Università di Firenze. Lo scopo appunto della ricerca è di raccogliere le memorie d'infanzia di scuola degli italiani e la sua, insomma, è una di queste. Quindi grazie, grazie per la testimonianza e per aver condiviso. È stato un piacere, ciao.